all'asilo. Pensa ai poverini che andavano all'asilo a Ceppino soli, perché era il periodo che Tina era ancora convalescente. Allora, finché andavano all'asilo in due, partivano in due, Bono e Marzia. Poi Bono ha iniziato a frequentare la prima elementare. Allora al Marzio aveva legato una fettuccia sul braccio destro, perché allora raccomandavano di tenere la destra. Gli ho legato una fettuccia sul braccio destro, mi dice: guarda Marzio, che questa fettuccia, questo braccio, lo devi sempre tenere contro il muro. E partiva. Ascolta, per cominciare vuol dire che la nana era la maggiore di fratelli e sorelle, che ha sempre fatto da mamma a tutti, perché la nonna insegnava e lei che portava avanti la casa. Che avevano, nasceva un bambino ogni anno di frequente, poi avevano l'osteria, avevano la bottega, avevano le bestie e lei doveva arrivare un po' dappertutto. Poi quando è stata in età da marito, è stata chiesta in sposa dal signore Elia di Stozza, che allora lo chiamavano il Ras della Valimagna, perché aveva tante proprietà, aveva tanti mezzatri nella Val di là, diciamo, la Val Brembilla, era proprietario di tutta la vallata perché avevano tutti questi mezzatri. Ma la nana non era portata al matrimonio perché la nonna Giulia le ha detto: se vuoi sposarti, questo è un buon partito. E lei invece si è messa a piangere e ha detto: mamma, se li mandando età, mando in piano a me mi sposi mia. E è rimasta lì a fare da mamma a tutti i suoi fratelli e le sue sorelle, che ha fatto da nonna ai nipoti. Allora cosa devo parlare del grande? Allora c'era l'abitudine che il matrimonio doveva sempre esserci il fisarmonicista. Il farmonicista, il fisarmonicista era chiamato Brando. Il Brando doveva andare a casa della sposa a prendere la sposa con tutti gli invitati e l'accompagnava in chiesa. Dopo naturalmente il Brando partecipava anche al pranzo, beveva un po' e strimpellava sempre le cose, le stesse musiche. Allora gli dicevano: cambiala, cambiala Brando, e lui cambiava la gamba, era le gambe cavallate, cambiava la gamba. Cambiava la gamba e stava lì finché tutti erano mezzi brilli e andavano a casa. Insomma, si sapevano che c'era alla vigilia del matrimonio tra i vedovi, che sia anche il vedovo che sposava la vedova o viceversa, si riunivano un gruppo di ragazzotti, prendevano tutte le latte, chi ti trovava la zangola che fa pom pom, fa da trombone, e andavano a suonare la sera sotto le finestre dei vedovi. Invece quando i ragazzi, insomma, ce n'erano di serie e di leggerine anche loro, a secondo del comportamento della ragazza, la prima di maggio stranavano, dicevano, mettevano per esempio uno che era proprio diciamo disonorata, mettevano il letame sulla porta, quella che la leggerina, sei di quelli che vanno un po' con tutti, mettevano le foglie di albero. Dopo non so più cosa mettevano, solo mettevano tanto letame e foglie, e foglie. E le ragazze si alzavano di notte per portare via tutto. Ascolta, lo zio Beppo aveva un attaccamento particolare per Lucellanda, che allora era proprio roccolo, perché aveva la doppia, ricordi come era roccolo, che aveva la doppia fila di piante. Quando appena arrivava a Bergamo, perché loro vivevano a Bergamo, non passavano le vacanze delle scuole, erano lunghe allora, incominciavano ai primi di giugno e finivano a metà ottobre. Allora loro naturalmente, lo zio Beppo andava e veniva da Bergamo e la famiglia rimaneva a Ceppino. E lo zio Beppo ogni volta che arrivava da Bergamo e si metteva sulla sua pegassa, che mettevano la pegassa qui alla cintura, e andava a Lucellanda e dizia: mi vedrete anche morto girare qui a Lucellanda, perché lui era sempre là, era sempre là, il suo tempo lo passava là. E poi giocavano a scacchi, quante partite di scacchi ha fatto, la sera giocavano a scacchi, e pensa che allora vuol dire che non c'era né freddo né umido, perché avevano messo una lampadina sul terrazzo e giocavano sul terrazzo. Quando lo zio Beppo vinceva, andava di sopra sorridendo, si capiva che rideva contento della vittoria. Quando perdeva andava di sopra mogio, rideva lo zio Giovanni. E la sera. Insomma,
gli scenari, i cantanti e l'orchestra del Donizetti era stata trasportata a Bergamo durante la guerra, e allora si poteva andare, non c'era bisogno di iscrizione, si andava, e siamo partiti in quattro sulla Guzzi, Tino davanti, che era proprio davanti al manubrio, la Tarsilla, io e l'Albina. E come ha fatto a guidare io non lo so. Comunque io le opere che ho visto, le ho viste a Bergamo per merito dello sfollamento della guerra. Dopo una sera usciamo dal teatro, e il vato e la moto, e buco la moto. Allora siamo andati dai pompieri a farla riparare, siamo riusciti ancora a venire a casa. Niente che l'ha persa dalla moto, portava la moto a Brembilla perché insegnava a Catremirio, si capisce che non era ben data, e lui non si era accorto, andava talmente di corso che non si era accorto di averla persa. Ma l'erba cuca, sai chi mangiava l'erba cuca? L'erba cuca, io mangiai i piadei di Catayoc, che era una famiglia che abitava sopra il Tino. La mamma fa la polenta, la gadisi sussegge, gli danno sotto l'erba cuca. Dopo gli fa bui, poi la tagliasse un po', poi io condio con l'art. E il Battista mi diceva, quando corriamo bocca i tanti di l'art che mangia, che si fa, come si mangiava. Mangiava l'erba cuca. I contadini tenevano il bosco più pulito della loro casa, perché portavano via la legna anche, e la foglia serviva per il letto delle mucche. Un po' avessi visto quei boschi, ma sai che c'erano i cespugli di legna, andavano dentro con la mano a tirare fuori le foglie, i bacchetti, e era il pitri che andava a legna, che tu dici i bacchetti sé, e la gente diceva, ma le furbo il pitri, che chi grossi a mettere a dete in dela. Nel così, dice, povera, ti messo i bacchetti, mai più, senza permesso. Quello lì era andare a tirare su, quello che lasciava il padrone proprio. Andava a cimare tutto perché rimaneva. Me quando pensi al nonno, la vita onesta che ha fatto, come è morto poverino, perché non è morto a casa sua, nel suo letto. E dopo, dove è finita la sua casa, perché il gabbiuto osso è una maleduzione che il porro. La casera, insomma, si era messo in mente, perché allora c'era parecchio latte in Valimagna, e qui anche se non si andava fuori di Sant'Ambono c'erano parecchie, perché le donne, gli uomini andavano in emigrazione, le donne rimanevano a casa. E allora che niente in mente a fare la latteria, si è messo d'accordo con il signor Fin, che era quello addetto alla latteria, alla costituzione delle latterie, ha messo giù il piano, e poi pensa che si era fatto prestare 12.000 lire, dico 12.000 lire dal Piudel. Ha comprato il terreno, ha comprato il pezzetto di terreno, e poi ha iniziato a costruire la latteria senza soldi. Ha costruito la latteria, l'ha arredata di tutto punto, e ha subito preso a funzionare. Pensa, io non so come abbia fatto quei soldi, né? Insomma, l'estaccio periva, in principio la portavano di malavoglia il latte, perché lo volevano cangiare loro. Dopo invece man mano è aumentato, era arrivata ad avere 7 quintali di latte al giorno. C'era la caldaia grande, se te la ricordi, che facevano il formaggio. Quello che serviva ai soci lo potevano ritirare, perché poi si era formata una società. E questa società mi pare che avesse dato un tot per la costruzione della latteria, una cifra misera aveva dato. Comunque il papà, il nonno ce l'ha fatta, perché il formaggio che non ritiravano i soci lo facevano maturare e lo vendevano. Era veniva a ritirarlo due volte all'anno il commendatore Zanetti. Mi ricordo che la prima volta che mi ha dato un biglietto da 1.000, avevo paura a portarlo a casa, da casa mia, e dalla latteria a casa mia, avevo paura a portarlo a casa. Il Zanetti era un tipo, un ometto piccolo, sembrava umile, veniva, mi stava attento quando il casaro pesava, perché pesavano sulla pesa che aveva lì, e poi c'era il camion che la caricavano sul camion. Una volta che riportassi nel daciafo della banda da Cafros, gli avevo mettiti in un bussettino. Ieri sera passata da Caprosa a portare sto bigliettone di 1.000 lire. Ma hai mai visto uno risolto? No,
così grossa no. Ma eri emozionata? Eh sì, perché non avevo mai visto una cifra del genere. Il burro invece lo tirava una drogheria di Santa Lucia, lì nella zona dove abitavate voi, c'era una drogheria che ci deve essere ancora, venivano loro a ritirare il burro, quello che avanzava. Certo, insomma, ero io che riscuotevo e che pagavo il latte, perché alla fine tutti i soci avevano i loro libretti. Io avevo il foglio giornaliero che notava tutto, quello che vendevano e quello che il latte che portavano. I soci avevano il loro libretto. Dopo a fine mese facevo il conto del latte che avevano portato, dei prodotti che avevano ritirati e la rimanenza si pagava ai soci. Dopo pensa che ha funzionato così bene quella latteria perché è stata premiata per l'organizzazione, per tutto, per la produzione, è stata premiata e alla fine i soci che hanno collaborato gran poco perché non portavano tutti il latte che dovevano portare, sono rimasti proprietari della latteria e hanno avuto qualche lira, qualche azione, perché abbiamo formato anche le azioni. Ascolta, il nonno ha avuto due denunce. Una denuncia gliel'ha fatta il Gelolamo, che era uno che abitava a Cipino, che era mezzo matto, e l'ha denunciato perché non gli aveva dato il lavoro. Quella che lì era la seconda denuncia. Ma lui è stato denunciato, è stato arrestato perché era fascista. Sono andati a ritirarlo, che la nonna, la dente amata, l'andaccio della nonna, avevamo detto che ha dato il portaviato, che mi regalava il portaviato. Dopo mi ricordo che quella cosa lì, quella sera lì, avevo un mal di testa terribile. Era Romeo a casa anche. Allora io e Romeo siamo andati in caserma. Quale caserma? Questa qui, dove ci sono i carabinieri. Lì dietro c'è uno stanzone, un tavolazzo grande anche. C'era il tavolazzo, mi ricordo che il nonno era seduto sul tavolazzo con le gambe a penzoloni. E lì c'erano due o tre coperte, si capisce che dormivano lì sdraiati. Allora io e Romeo siamo andati in caserma con una coperta e il Viramon ha detto: ma sta male mio papà, datemi almeno il permesso di dare una coperta perché veniva la notte, adesso un po' di Viramon. Quella volta lì mi è andata e l'ha lasciato vivere il giorno dopo. Dopo è stato ritirato nella seconda volta, andavano i due carabinieri a prenderlo me. Io l'ho visto passare tra i due carabinieri come un delinquente qualsiasi. Dopo invece sono andati su in caserma, c'era su uno slavo, un prigioniero, perché che era più di prigionieri di guerra che erano invasi. Allora è intervenuto lui e ha detto: lasciate libero il geometra Personini che per lui rispondo io. Perché figurati che quello slavo era quello che andava sempre a tagliare la legna al nonno, che stava lì a mangiare, quindi non era né contro i prigionieri, ti pare, e che una volta lì l'ha lasciato libero. Dopo il giorno dopo è partito col carro del Firlo, che il Firlo partiva presto col carretto per portare i vitelli al mercato di Bergamo. Loro sono andati a Villa col carretto del Firlo, poi ha preso la ferrovia per andare in Val Brembana e sono andati a Cassiglio. E è stato su più di un mese a Cassiglio, perché era talmente esaltato in quel momento lì, che magari avevano magari dei rancori personali, si sfogavano. Zio Beppo quando l'ha saputo? Quando l'ha saputo? No, che è venuto su da Bergamo? Sì, è venuto da Bergamo, è andato a parlare con Negus. Con Negus, erano momenti tutti esaltati, capiva più niente. Comunque è stato fortunato il nonno che si è tolto dai piedi, perché sennò io farei la pelle al nonno. Che il nonno, tu l'hai conosciuto, lei avessi fatto del male a qualcuno, perché c'è una riunione a Berbenno dove avevano riunito tutti i capi fascisti, avevano invitato anche il nonno, e io subito pronto: ma te preghettino compagna, te preghettino compagna al nonno. Dopo la mia suocera, la mamma di Tenghiera, anch'io mia testa, né a me, né al Tino, se si rendia mio quinto, o il Tino che gli era trisseta, le asse cose che gli fa, che gli perdì la testa. Era risù, lì per il papà, perché almeno il Tino che preferì più, e il Tino là. Tutte le volte che il Tino accompagnava il nonno. Madonna, quante strade ha fatto. Invece ultimamente si era allontanato dal nonno, ma ho capito la ragione per la quale si era allontanato dal nonno, perché aveva fatto il progetto della casa a Capela,
e sentito nominare i Capelle. E il Gavradici, te mi paghi a me il progetto, te mi porti in punto. E poi era perché ultimamente si era allontanato dal nonno. Dopo ho capito la ragione. Ma poi allora, Tino lo aiutava anche nei disegni, Madonna, no? Madonna, quanti disegni, quante ore ha passato il Tino col nonno, le curve, perché allora non c'erano i, come si chiamano, quegli altri tenigrafi. Erano lì tutti e due, il nonno sulla scrivania, il Tino sul tavolo, che facevano metri e metri di planimetrie, perché tutto per facevano una strada di due chilometri, facevano due chilometri di planimetrie. E il Tino disia, sopra mangiare naturalmente, né? Poi quando il disia il Tino, mi alza sul cu, quando che la nonna la porta sul tè. Quando arrivava la nonna verso le 4:30-5 a portare il tè, alzavano la testa, mi era sempre le curve fai planimetrie. Che dopo tutte queste planimetrie, che erano in una cassa, la cassa della nonna, io e tuo papà le abbiamo portate nel buco del geometra, perché mi ha detto queste che le serve proprio più l'aiuto della sala che il tuo papà disse, guarda il lavoro di una vita dove va a finire, abbiamo portato tutto nel buco del nonno. Perché io avevo fatto una selezione, per esempio gli atti notarili, se vedevo dei documenti che potevano interessare, li avete lasciati lì. Li avevo lasciati lì perché il nonno aveva quel mobile con tutte le caselle. Ecco, quelli che potevano interessare li avevo lasciati lì. Tutte le altre le abbiamo portate su nel buco del geometra. Dopo qualcuno veniva a ritirare le loro carte, io andavo là a dargliele, davano il bollettino ogni settimana, figurati. I salesiani da... E dopo? Tanto sta che arrivasti i bollettini, figurati il cuore Selli, è passata a Selino, a Torino, c'era su dei 4 o dei 5, e Stortino che è il brontolà. Dopo a un certo punto disse al cieco, che era un portalettere anziano che conosceva da tanti anni, ascolta cieco, quando che il verria delle lettere che è sull'intestazione di Torino, e lo porta Svoltino, non la dai a me, lo porta il mio Svoltino, non la dai a me. Sì. Dopo un po' Tino fa, ma è di più carrieri, è più che i bollettini di Torino. Dico, svecchia, cambia sistema. Svecchia, cambia sistema e ria più. Pensi, vorrei che il marice, quando a ottobre che aveva, poteva ancora parlare, gulibè sempre a Turci, o fai del bè a Turci, e se più deste non andrei, il fuomo e mio dice me la pensi mio come te Tino, perché se per adesso non andrei fuomo io tu quel che faccio avresti pensato un po' più di più a me. Era buono Tino, buono, generoso con tutti, era buono, se poteva fare un favore lo faceva volentieri, era più buono di me.